rifugiati di serie A e di serie B. Dobbiamo semmai attrezzarci, dobbiamo essere pronti. Troppe persone continuano a morire sulla rotta balcanica, nel mare Mediterraneo, nelle frontiere interne ed esterne dell'Europa. Speriamo che oggi sia solo un primo passo, abbiamo bisogno davvero dell'unità di tutte e tutti per portare concreta solidarietà alle donne, agli uomini e alle persone migranti. Migrare non è un reato, l'abbiamo detto in questi anni, dobbiamo dirlo oggi. Sappiamo che il sostegno, i mezzi e l'addestramento che a causa del memorandum l'Italia porta avanti nei confronti della cosiddetta Guardia Costiera Libica in realtà ci rendono appunto complici di respingimenti, violazioni e violenze e sfruttamento. Il memorandum Italia-Libia è un tema che ha dei costi per la collettività, cioè queste atrocità e questo spregio del diritto internazionale costano ai contribuenti italiani dal 2017 sicuramente almeno 44 milioni di euro. Il mio nome è David Diambio, vengo originariamente dal Sud Sudan e sono stato in Libia e ho subito le conseguenze di quello che viene chiamato un accordo e in realtà è un atto di terrorismo. Ho perso una sorella, ho perso una madre, ho perso moltissime persone a causa di quello che appunto viene chiamato un accordo. Se foste al mio posto, voi chiamereste tutto questo un accordo o un atto di terrorismo? Le persone scappano da povertà, conflitti, conseguenze del cambiamento climatico e vengono chiamate per questo invasori. Ora che mi guardate in faccia, ora che conoscete in parte la mia storia, mi chiamereste invasore? Il 2 novembre c'è il rinnovo automatico, poi il 2 febbraio c'è il rinnovo per 3 anni. Ogni anno a luglio, alla fine quasi dell'anno politico, arriva il rinnovo delle missioni che sono state però finanziate all'inizio dell'anno, a gennaio. E ogni volta che arrivi a quella discussione lì, sembra che tutto sia già deciso. L'ingiustizia che il nostro governo e le nostre istituzioni ratificano nel silenzio indecente della politica, di troppa parte dell'informazione di questo paese. Credo che dobbiamo continuare a sostenere l'agibilità di chi concretamente ogni giorno si batte per salvare vite e per spostare più avanti il limite e il confine dell'umanità, perché quella lotta è la lotta giusta e necessaria per costruire uno spazio più avanzato di civiltà. Grazie ancora. La Libia non è e non è mai stato un paese sicuro. La zona SAR libica è stata una forzatura delle istituzioni europee e purtroppo con la complicità del governo italiano. Chiedere che vi siano vie legali e sicure per l'accesso di chi scappa da guerre, da discriminazioni, da torture. Quando è successo lo scoppio della guerra drammatica, l'invasione criminale dell'Ucraina, per la prima volta si è attivata la direttiva sulla protezione umanitaria che era sempre stata bloccata dai veti incrociati. E io sono felice per la lotta che con le organizzazioni, gli attivisti abbiamo fatto in questi anni per chiedere l'attivazione, ma mi vergogno da cittadina italiana e europea che non sia stato fatto 6 mesi prima per chi scappava dall'Afghanistan e che non sia fatto sulla Libia. Non ci sono rifugiati di serie A e di serie B. Sono felice di essere qui a dire io e altri colleghi e colleghe che sono qui, affermare questo principio, condividerlo con voi, che non si deve rinnovare questo memorandum. La nostra battaglia è la stessa, speriamo di riuscire a avere sempre più colleghi e colleghe che si renderanno conto che è insostenibile rinnovare un tale memorandum. Grazie.